Ringrazio molto di questo dono così prestigioso da mettermi un po' in imbarazzo. Ho pensato che sia un premio che è come un incarico, no? Il presidente prima diceva, prenda in mano lei tutto questo bene, queste associazioni, e questo naturalmente è impossibile, cioè non è che io sia né un organizzatore così geniale, né un profeta, così autorevole da poter essere così facilmente colui che prende in mano le cose di Milano, che naturalmente hanno già i loro riferimenti istituzionali e tradizionali. Però ecco, io nelle parole del Presidente l'ho interpretata come una espressione che non so se in Puglia si usa questo, quindi non so se tutti capiscano questa lingua che si parla qui, che dice Ofelè fal to mestè. No, Ofelè fal to mestè vuol dire che ciascuno deve stare sul suo, ecco, deve fare quello che è capace di fare, non qualsiasi cosa. E allora io mi sono chiesto che cosa si aspetta questo gruppo di gemelli che rappresentano tante istituzioni, dal vescovo, che naturalmente non è lui personalmente, ma è un po' l'espressione di tutta la comunità cristiana. E io mi immagino che quello che ci si aspetta da una chiesa è non tanto che coordini delle iniziative, non tanto che faccia emergere delle risorse, ma piuttosto che curi quella che noi cristiani chiamiamo l'anima, l'anima della vita, l'anima della città, l'anima delle associazioni. Ora l'anima, nel concetto un po' banale che se ne ricava, qualche volta viene intesa come una specie di fantasma che quando uno muore continua a vagare nell'universo. Invece i cristiani non hanno un'idea così sciocca di anima, no? I cristiani cosa pensano dell'anima? Pensano che sia quella realtà misteriosa che fa sì che nel precario possa abitare l'eternità, che nel particolare possa incontrarsi l'universo, che nel frammento viva il tutto. Ecco cos'è l'anima, cioè quella profondità di ogni cosa che la collega a tutto il bene possibile. Perciò ecco, io apprezzo questo dono, ma soprattutto apprezzo l'opera dell'Asilo Mariuccio e delle altre istituzioni qui rappresentate, perché fanno il bene che è possibile. Sono nate da un'intuizione che c'era un bisogno, che c'erano delle risorse, che si poteva con queste risorse andare incontro a un bisogno. E questo è una cosa che uno può dire: sì, ma cosa serve? I bisogni sono così spropositati, le necessità sono così infinite che un piccolo gesto, il prendersi cura di un bambino, di una donna, di una persona che ha difficoltà a vedere, a sentire, a camminare, non so, va bene, sì, sono quelle piccole cose. E invece ecco, quando uno pensa all'anima, dice, ecco, nel piccolo gesto di bene, nel gesto minimo, abita il bene dell'universo. Cioè c'è tutto si concentra in ogni frammento, non è un pezzetto insignificante. Non so se voi avete letto, una volta io ho letto un libro che diceva, in cui c'erano queste frasi che mi hanno molto colpito, non so se voi le avete già lette, ma comunque vi consiglierei di leggere questo libro, dove si dice, com'è che si dice? Si dice: avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere, ero pellegrino e mi avete ospitato. Ecco, questo discorso che Gesù fa, non so, quel libretto è abbastanza breve, cioè il Vangelo, non so se avete notizie di questo libro, è pubblicato da un po' di tempo, ma però si può trovare ancora, ecco. Però
Ecco lì per dire che Gesù, parlando del bene che fa, dice a delle persone che non lo conoscevano, no? Che dicevano: ma quando mai ti abbiamo visto affamato o pellegrino, eccetera, eccetera. E lui dice: ecco, ogni volta che fate un frammento di bene, voi siete in rapporto con Dio, con il bene e la sorgente di ogni bene. Questa è l'anima. L'anima è il principio della relazione con Dio. E quindi ecco, io non sono capace di fare tutto il bene possibile, sono capace soltanto di aiutare la mia comunità cristiana a essere presente, a fare quel gesto minimo di bene insieme con tanti altri, che fa sì che il piccolo particolare apra al bene universale, al bene divino, al bene eterno. Ecco, a Milano si usa, bisogna stare attenti come si fa a parlare, perché è tutta gente intelligente, e anche quindi si bisogna proprio dire: no, noi siamo laici, quindi facciamo il bene, ma non cattolici, siamo laici. No, noi abbiamo la tradizione socialista che fa il bene per delle ragioni. No, noi siamo cattolici, quindi facciamo il bene perché appunto il comandamento di Gesù. No, noi siamo liberali, facciamo il bene perché ci piace la filantropia. Quindi ogni associazione ha dentro una rivendicazione di identità che qualche volta è giusta, qualche volta è un po' un puntiglio, però a me sembra questo, ecco, che da qualunque parte si cominci, qualunque siano le motivazioni che ci spingono, in fin dei conti, di fronte al bisogno di un fratello, di una sorella, il bene è bene. E quindi che io sia cattolico, che tu sia laico, che l'altro sia liberale o socialista, in fondo è una etichetta che non dice un granché, almeno per certe cose. Dice soltanto che se tu vai a fondo del piccolo gesto di bene, dell'attenzione minima a una persona, tu raggiungi l'eternità. E io allora ringrazio di questo compito che mi è affidato.